Ciao a tutti e a tutte, io sono Carmen Io sono Angela e insieme siamo le Martinos. Allorissima! Dovete sapere che questa è la seconda volta che riparto con la Allorissima, vi voglio rendere partecipi perché si stava scaricando il ricevitore dei microfoni, quindi avremmo fatto di nuovo un video senza audio. Che bello! E vedevo lampeggiare, mi stava prendendo male. Comunque, video di oggi è una video richiesta barra un video che volevamo fare. Esatto. Quindi ringraziamo la richiesta prima di tutto, esatto. Che ci ha letto nel pensiero. Grazie mille. E video di oggi, video sulle palette del 2021. Se ci vedete un po' sfatte è perché non ci stiamo organizzando divinamente e quindi non stiamo girando il sabato. Non stiamo girando il sabato, ma stiamo girando tornate da lavoro. Esatto. Quindi abbiamo il trucco sfatto perché è dalla mattina. Fino adesso che sono praticamente le 7:30, quindi... Sì. Ha retto anche abbastanza bene. Tutto sommato ancora un aspetto semidecente. Regge. Okay. Comunque, bando alle ciance, come sempre ci perdiamo in parle. In charle parle. Perché dai. Io non riesco a parlare, lo sapete. Spero che mi accettiate ugualmente così. Mi sto rendendo parte di tutti. Ma non riusciamo a fare un video senza fare tutti. Allora, Michela, nell'ultimo video che abbiamo visto, si chiedeva perché mi cade tutto dalle mani, le altre di solito sono brave, non fanno cadere. Ecco, noi siamo o scordinate, quindi sei in buona compagnia, Michela Di Maio. Ti mandiamo un bacio. Partiamo. Io ho diviso in tre macro categorie, che sono più o meno le palette low cost, le palette medio costo e le palette alte. Ok. In realtà sono due, fondamentalmente, circa quasi. Parto subito togliendo una cosa che faccio rientrare tra virgolette in questo video, perché non è una palette in realtà, però io non posso nominarveli in continuazione, usarli anche oggi sugli occhi, che poi in realtà questo non è di questi qua, però vabbè. La tipologia. Che sono le cialde, gli ombretti in cialda, questi qua, come tutti gli altri che ho, perché io li amo, quindi i preferiti del 2021 per me sono tutti gli ombretti singoli, da Bernovic, Glamshop, Pastel Rose UK, Tommy Tanuka, qualsivoglia tipo di questi qua, anche Constance Carroll, io li uso veramente sempre, perché li stra-adoro, basta, tolti. Quindi ora passiamo veramente alle palette. Vai. Andremo a dirvi quali sono le palette preferite nel 2021 che abbiamo acquistato nel 2021. Verranno escluse da questo video le ultime, gli ultimi acquisti, quindi quelli magari fatti dopo il Black Friday, perché arrivassero sì. E che noi le potessimo testare in maniera consona come esatto. Si doveva, allora evitiamo. Dicembre abbiamo avuto poco tempo, quindi abbiamo deciso di toglierli e magari invece annettere qualche palettina comprata proprio a dicembre del 2020, perché è più logico farle rientrare nel 2021 che nel 2020 quelle palette. Stessa cosa vale quest'anno. Bene, andiamo. Basta, ho già parlato troppo. Via. Partiamo? Partiamo. Ognuna mostra la sua. Ta-da! Colourpop. Lei ha messo... Baby Yoda, come poteva non metterla che ci si trucca in continuazione? Esatto, per me questa palette, la faccio anche vedere. Allora, se la vedete poco toccata è perché essendo a casa sua sto sfruttando la sua. Sta sfruttando le mie palette. Esatto, ve lo diciamo molto candidamente, non gliele ho fatte portare. Però è questa, la mia è più, un po' più toccata, perché io veramente la amo, quindi la uso spesso. Io invece vi inserisco la... quella di Frozen per Elsa, perché io tra le varie di Colourpop questa è una di quelle che vado a prendere di più, perché è magnifica, magnifica, poi ha un borgogno stupendo. Va bene, poi andiamo avanti. Mi devo sistemare il microfono perché secondo me nella camicia sentite casino dopo. Vediamo se ce la faccio senza romper tutto, ma sicuramente non ce la faccio e vi rendiamo sempre partecipi delle nostre fantastiche peripezie. Esatto. Ok, proviamo. Se sentite dei rumori strani è colpa mia che il microfono tocca la camicia. Vai! Vabbè. Ta-da! Bellissime!
Fantastica, l'avocado toast, la mia, è un'altra, una delle altre che adoro. E lei continua, Io prima o poi continuo. finirà. No, è perché mi dà fastidio, mi urta il sistema nervoso come si sta Cioè, la battendo. tua, vabbè che l'hai presa da Io l'ho presa da pochissimo. La pochissimo, mia non quindi è, non l'avrei eccola, neanche è potuto inserire in specchiata, questo però video. bellissima. E vi faccio vedere la mia dopo essermi aggiustata per l'ennesima volta il microfono, che è la Blueberry Muffin. Io questa palette la amo. La amo, amo. Ah, perché ci sono già due palette sui toni del blu e borgogna. Io sul verde. Beh. Comunque BE c'è una qualità fantastica. È veramente Concordo. a un prezzo basso, cioè no, ok, non è proprio bassissimo, però è un Beh, prezzo. insomma, in saldo, tanto li mette Sì. spesso a cicli, li mette in promozione, soprattutto Beauty Bay, da dove poi noi le compriamo, e oggettivamente alla fine il Non costo costa è, diciamo, tantissimo. abbastanza basso. Poi Poi vai. questa. O questa prima, Questa. che è più low cost. Ah, Sì, questa sì, assolutamente. ti ho dato Che talare, beh, non potete capire, mi ha ucciso il mio anularo. Vi posso mostrarlo, questo che non una battuta. Non è un fa gestaccio. brutti gesti. Moira Cosmetics. Questa è una sua scoperta. Io quella l'ho usata meno alla fine. Sì, però è valida, In invece. compenso ho usato questa, tra l'altro io quello che ho usato di più di questa palette è questo verde flecciatissimo. È bellissimo, sono Bellissimo, bellissime. bellissime. Moira, e queste le vendeva Maki Beauty. Ah, No, makeup.it questa è vero, le makeup.it. Brava, che memoria, vende. ragazzi. Grazie, cioè io sui siti di makeup, È boom, dove si vero, spendono soldi, io ricordo makeup.it. tutto. Hai ragione. Peccato perché in realtà il Moira Moira, il sito, fa della roba Sì, spettacolare, fa solo che... dei blush che hanno un degradé, hanno delle sfumature di colore che sono magnifiche Solo che non è... all'interno, che ricordano i blush di Kevin Hawking, quelli che Aquan, Kevin Aquan, scusate, che pronuncia schifosa ogni tanto, Ah. che mi salta fuori, che sono molto più costosi e c'erano un po' di tempo fa e fa questi blush fantastici, li ho visti anche usati, sembrano Belle, ah. meravigliosi, però non arrivano da Nation. Ah, e quindi Boh. niente. Vabbè, non possiamo Ah, non sì, nominarvi il esatto. nostro amore gigante per Zissi. Cioè, è meravigliosa. In Italia ancora non è andata, un po' ci Non sta dispiace prendendo che non sta piede. prendendo piede perché vale. Vale Cioè, veramente è vero che è un tanto. sito cinese, ma ce ne sono tanti altri di siti cinesi che... Kaleidos stessa è una fusione tra. I produttori sono cinesi e americani, quindi Kaleido stessa è così. Esatto. E Odensai, in realtà, i pacchi, è vero che è un brand norreno, cioè Sì, nordico, però svedese, non mi ricordo se è norvegese o sempre dove svedese, sono i laboratori di però i produzione. laboratori, quando vi arriva il pacco, vi arriva da Shanghai, è per questo che ci metto un po'. Quindi, in realtà, Ottimo, Kaleidos, sì, cioè ci Kaleidos, dispiace di questa cosa Zissi, perché secondo noi merita veramente un sì. sacco. Sono bellissime le cialde, i packaging sono delle opere d'arte. Sì, ma poi anche Delle belli, opere d'arte. Oh, non parlo bene. cioè non Sono, sono zavagli come no, si dice qua da noi. esatto. E poi la pigmentazione, ci sono degli ombretti che sono uno spettacolo. Poi Poi andiamo avanti. Dopo andiamo avanti, le opere adesso d'arte. passiamo alle un po' più... Un po' più che iniziano ad avere dei costi un po' più Metto sostenuti. queste due, perché comunque sia rientrano ancora nel range, tipo, da Sì, circa, insomma. allora io parto facendo vedere questa. Nominavo 2 secondi fa Odensai. E dopo, spoiler, c'è un brand altro che mi ha mandato. Esatto, cioè... L'ordine, la Noyz. Io questa l'ho comprata alla fine o all'inizio di quest'anno o alla fine dell'anno scorso, non mi ricordo. Non mi ricordo. Forse all'inizio di quest'anno. Sì, all'inizio di quest'anno, cioè Di quest'anno 21. 2021. Deve ancora lei, deve ancora cambiare il Scusate, calendario sì. mentale, non vi L'ho comprata all'inizio preoccupate. del 2021. Vabbè, non ce la faccio. È questa. È una palette magnifica. Magnifica.
Io la amo, amo la qualità di Odensai, amo questa palette, tra l'altro esclusa perché questa palette un po' spaventa a volte a causa di questa fila. Ma adesso sto distruggendo tutto, sto dando ditate agli ombretti, sono bravissima. Come esclusa ombretti. Questa fila, quindi tac, avete mega colore. Coperta avete molti colori grunge, belli intensi, saturi, e poi ci sono dei duochromi in questa palette. Che fa paura per quanto sono belli. Va bene. Ok, faccio vedere la mia, che invece è la Cutie Palette, questa di Nabla, la Midnight. Questa me ne sono innamorata appena l'ho vista, continuo ad esserne innamorata. A me mi piacciono molto i blu, mi piace truccarmi con i blu anche per un uso quotidiano, quindi non è una cosa che faccio sporadicamente. Se mi sveglio la mattina e mi voglio blu, basta. E quindi questa mi è piaciuta tantissimo e la uso. Poi vado io. Vai te. Brand appunto che avevo già spoilerato, Kaleidos. Questo sono sicura che l'ho comprato alla fine del 2020, perché ero nel 2020, sono stata operata ed ero in ospedale ancora sotto anestesia totale. Esatto. Tra l'altro, dato che mi dovevano, ho fatto un intervento anche doloroso, mi avevano attaccato la morfina. L'ha comprata proprio serena lei. L'ho comprata, ero sia sotto ancora anestesia che sotto morfina. Quindi era ultra serena. Cioè, voi non capite, io mi sono svegliata, tanto che i medici erano basiti che io mi fossi svegliata, perché comunque avevo fatto un'anestesia abbastanza pesante. Io mi ero svegliata solo per fare l'ordine su Kaleidos, quindi non potevo non inserirmela dopo questo aneddoto. Sì, c'è questa. Questa è l'Escape Pod, per me la palette di Kaleidos sta a dire assolutamente. Va bene. Io invece, tanto per discostarmi dai toni, sì, questa la Ace, la Khaki di Huda Beauty, bellissima, neanche a dirlo. Io l'adoro ed è un'altra di quelle che uso sempre. Tra l'altro io la uso estate, inverno, prima. Questa è le quattro stagioni per me, cioè va bene sempre. Ma perché in estate ti si abbina con gli abiti verdi che hai. Esatto, in inverno col clima, in autunno. In inverno si abbina comunque, perché tanto ci si veste di più scuro, esatto. Come oggi. Oggi si veste con la maglia chiara. Tra l'altro sembra che non mi cambio mai, che bello, ed è uscita dalla lava, e ve lo giuro, la lava, però la devi adorare, perché stavo notando che la maglia no, profuma ancora, quindi sì. Dentro me vedete sempre che meno male con cose diverse. No, io questa maglia fissa, no, questa è la maglia di quando non ho voglia, cioè la lavo, quando non ho voglia di vestirmi troppo fifi, metto questa perché è calda, larga, comoda, mi piace appunto. Ha le trecce, e l'inverno i maglioni con le trecce io li adoro, quindi va sempre bene. Quindi vedi, esatto. Povera maglia, tra l'altro tutta pelucchia, poverina, strausata, si vede. Comunque questa, rimane questa. Che quanto siamo scordinate oggi? Tanto, siamo iper scordinate ultimamente. Poi, adesso... passiamo a quelle che hanno un costo un po' più elevato. No, prima ce ne sono due che hanno un costo meno elevato comunque. Sì. Che sono okay. Le nostre comuni. Sono, noi abbiamo solo tre palette in comune, mi sto distruggendo, ma non potete capire. Prima ammazza me, poi ammazza me stessa. Non fa niente, vabbè. Va bene. Ta-da! Unconnected di Nabla. Cosa vuoi dire su questa palette? Che me l'hai regalata. Direi che fantastico. No, è bellissima, questa è fantastica. Questa è, come dicevamo nel video quando ci siamo truccate con questa, secondo me questa è la palette che, non dico da viaggio, sì, no, lo dico. Questa è la palette da avere un viaggio, questa, perché comunque si ha toni che vanno più sul freddo, toni che vanno sul caldo, ha questa linea che praticamente dà quel punto di luce, di colore che magari serve per determinati tipi di occasioni. Quindi, a parte che si sfuma in... Ok. Mulla con questo ha raggiunto veramente la palette top, secondo me. Sì, concordo. Ribadisco quello che dicevo nel video mentre mi truccavo, sarebbe stata la palette insostituibile della vita se avesse avuto un punto di vista. È vero.
con un punto di verde, questo sarebbe stato magari andare a sostituire uno di questi due tra Split e Legendary, sì. Così vi rendiamo partecipi anche delle nostre idee. Mulak non ci ascolterai mai, però la Sindina, se magari capiti mai da qualche parte, tipo sul tuo canale, no, dubbio, ma vabbè. E andare a sostituire Split o Legendary con un verde, uno di questi due con un verde sarebbe stata veramente... Io avrei messo anche un panna, ti dico la verità. Sì, magari questo qua, current mood, current. Sì, current. Sì, letto proprio all'italiana. Sì. Un paio di colori mood. Messi diversamente veramente era la palette farlo che un si poteva po' avere. Più chiaro, forse sì. Beh, però questa palette è bellissima. Sì, infatti non è... Cioè, ora vogliamo farle trovare stiamo veramente, il colore dell'uovo e stiamo carteggiando le Dolomiti, esatto. In questo caso. Bellissimo. Lo so, mia. È un mio must. C'è chi pettina le bambole e per me è uno dei must che ho imparato da una mia ex collega è stato carteggiare le Dolomiti perché lo diceva suo zio. Bellissimo. O spettinare ricci anche. Bello, vabbè. Spettinare ricci è più bello. Ragazzi, qua potrei andare avanti con queste frasi stupide una vita e mezzo. Vado, andiamo. L'altra. Vai. Fantastica. Che cosa dire di questa? Nulla, parla da sola secondo me. Questa non è una palette da viaggio ovviamente. No, non è da viaggio, questa non l'avrei mai detto. Assolutamente. Anzi, da viaggio nostro forse, ma non da viaggio per tutti. Sì. La viaggio nostro forse, però... No, questa è sfavillante. Mi piace vedere... Cioè, mi giro per vederla apposta, perché non mi basta da... Se volete provare i colori, e ok, ci volete investire qualche soldino in più, perché comunque questo io l'ho pagato in sconto, una trentina di euro. Sì, io l'ho vista 28 ultimamente, quindi... Quindi non è tantissimo. Volete provare i colori, questa ha una qualità altissima e dei colori pazzeschi che durano, che cioè, durano dopo ore c'è ancora, quindi assolutamente consigliata. È proprio, e si sfuma anche bene. Bene, beh, passiamo a alle costosille. Passiamo costosille. da quelle in comune vai. Bramata, desiderata, avuta. Storia di una norvina. Questa secondo me è la norvina. No, sto dicendo. No. Diciamo è che... una tra le più belle. Esatto, secondo me qua si è tenuta alta. Sì. Vediamo se riesco a farvela vedere senza che specchi troppo, ma specchia veramente tantissimo. Però è meraviglioso. È stupenda questa. Viola. Che si può dire? Per chi non ama il viola non è la sua palette, no. Questo è chiaro. No. Ma per chi il viola, per tutte quelle persone a cui il viola piace, così magari parlo anche un italiano un attimino più corretto, questa... e non scorreggiuto. Questa è perfetta, è bellissima, ha dei viola, ha dei toni marroni, ha dei... e soprattutto rispetto alla Norvina 4, che era quella sui toni, sì, del rosa, che ha qualche viola anche dentro, ma pochi. Questa qua ha veramente la possibilità di andare a dare profondità con i toni scuri e molto intensi al look. Sì, esatto. Fantastica. E sono riuscita a parlare bene, però ho dovuto parlare in modalità robot. Se parlo veloce, parlo male. Bene, a posto. Andiamo. Io faccio vedere questa, perché costa un po' di meno rispetto all'altra. Non in rapporto quantità-prezzo, Viola. Tolgo dalla confezione. Da-dum. Ebbene sì. Io sto inserendo un quad. Sto inserendo una palette di Pat McGrath. Tra le preferite. È tutto dire, perché comunque sapete che Pat McGrath a me piace tanto, ovvio. Però la cosa che io critico, tra virgolette, passatemi il termine, non critico, però della quale mi lamento, mi lagno. Ecco, esatto. Della quale mi lagno, perché effettivamente è una lagna fine a se stessa. Perché poi le compro, è il rapporto qualità-prezzo. Ha una buona qualità ad un prezzo troppo alto, si trovano per un prezzo anche magari inferiore, per lo stesso, sì, prezzo qualità migliori. Però questo no, questo costa, ma è fantastico. Infatti, è il verde che su oggi. Infatti, non si trova più. No, l'ha tolta. Sembra che l'abbia tolta. Io volevo comprarla e l'ha tolta. Va bene. Vabbè. Accettiamolo. Io ci ho messo un po' prima di comprarla perché non era molto venduto questo quad. Non ho capito il perché. Invece è bellissimo. È bellissimo, proprio magnifico.
È il Nocturnal Nirvana. Io non posso che dire fantastico. Il verde ce lo so da questa mattina alle 7:30. Sono dopo le 7:30 di sera, quindi sono 12, più di 10 ore ormai ed è ancora lì. Quante sono? 12 ore, Circa quasi. circa quasi. No, andiamo. Io ho messo questa di Anastasia, Beverly Hills, perché la Carly Bible è la mia preferita, non si discute, non so neanche più cosa dire di questa palette, io l'amo. Poi, non, a parte che la uso sempre, ma durante, ce la faccio, aspettate che arriva, durante la stagione primaverile è la mia preferita in assoluto. Riesco veramente, io la uso, non dico quotidianamente, ma ci siamo molto vicini durante la primavera. Mi piace tantissimo, ha questi colori che sono una cosa spettacolare proprio, cioè da soli potrebbero fare il look. E quindi io questa mi sentivo di metterla perché è veramente una delle mie preferite. Di tutte le Anastasia, sì, di tutte le Anastasia il Si è nome. detto bene, oh, ce l'hai Ce fatta. la fa? Vai. Ora io metterò una Ultima. palette, ultima, ne facciamo vedere assieme perché sono dello stesso brand, ma sappiate che per me è strana. E dopo capirete. Per lei no, meno perché comunque è quella elegante. Sì, anche. Vai! Da-dan! Specchiatissima, ecco così Sì. non spacchia meno. E questa no, perché è opaca. Vai, Vado prima tu. io, Dai, vado vai. io. Cos'è che amo io? I colori. Cosa vi ho inserito come ultima palette dei preferiti? Una tutta Si chiama proprio neutral. neutra. Neutral. Si chiama la All Neutral, quindi tutti Tutti neutri. neutri. È la Biba Palette di Natasha Denona, così vi dico anche il nome. Oh, questa, cioè, Ah. no. Ma come, cioè, Virgola, virgola. È bellissima, è veramente una palette magnifica. Questa insieme a, cioè questa fantastica, ah, non le abbiamo messe in ordine a proposito delle palette, le abbiamo messe soltanto in ordine, ve lo dicevamo forse all'inizio, in base alla fascia di prezzo, ma non dall'ultima. Dall'assolutamente No, il queste sono top, queste proprio sono tutte top per noi. top per noi. E comunque, quella di KVD è una delle mie preferite matte da una vita e mezza. Questa è entrata da quest'anno perché finalmente l'ho comprata. Perché non sapevo se mi piaceva o meno, l'ho regalata a lei per il compleanno, ho detto vabbè, l'ho trovata anche in sconto un po', quindi ho detto boh, la regalata per il compleanno, ascolta cosa faccio, me la prendo pure io, Vuoi ovviamente. dire di no? Era quando avevamo pubblicato su Instagram. Sì. È da un po' che non lo dicevamo, però. Esatto, Le le scontistiche. scontistiche c'erano state su tutta Anastasia al 15% su Figlio Su Nick. Natasha e Sì, ho Charlotte. detto Anastasia, su Natasha e E anche su Charlotte Charlotte. al 15% in più su Figlio Nick. Ricordiamo che si possono mettere brand del cuore, quindi c'era un ulteriore 10%. Si scontavano. Inoltre su Figlio Nick raggiunto una certa soglia di spesa che sono 75 pound se non Sì, erro, è vero. danno un buono di 5 pound indietro quando vi arriva l'ordine, che se ne accumulate, cioè già se avete 5 pound li potete spendere con gli sconti, con lo sconto del brand For Life, con quella soglia che avete raggiunto di 5 pound in più, se per caso come fa lei si dimentica di spenderli. L'ultima volta che ho fatto l'ordine mi aveva 10 pound di sconto, quindi pagate veramente, non dico poco, Però è una però ci bella, sono sì, dei begli esatto. scontoni su Figlio Nick, ed è affidabile, non si paga la dogana. E comunque sì, l'ho presa per lei, palette neutra, l'ho voluto prendere anch'io, alla fin fine me ne sono innamorata e l'ho usata veramente tanto. Io metto invece questa, che è sempre di Natasha, ed è la Retro Palette. Allora, questa palette è veramente stata molto inni inizialmente. Non ero per nulla convinta, non ho detto sempre i soliti colori, colorini, coloretti, eccetera, ne stavamo anche parlando, ne abbiamo parlato più volte con lei. Poi vedendo i video di tutte le ragazze che seguiamo e valutando, vedendo come funzionava, soprattutto per me quello che mi ha fatto cambiare idea è quando scrivendoci gliel'ho scritto ad Antonella Paglino, che salutiamo. E lei disse: no, questa è eccezionale, tanto che lei la mette spesso nei suoi preferiti e
lì da lì in poi, diciamo, è finita più verso il sì che verso il nì, poi seguendo anche altre ragazze è finita in sì. Quindi l'ho rivalutata tantissimo. Questa è veramente una delle poche palette che posso dire che conviene, cioè è più bella da avere che da vedere. Ho coniugato tutto bene, quindi. Sì, cioè, vista in fotografia, sì, o anche in video, non rende la magnificenza della palette di quando la si ha in mano. Quando la si ha in mano e quando la si usa è qualcosa di wow. Infatti è questo che lei proprio ci scrisse, disse guardate che vale più la, il provarla che solo vederla, perché abbiamo visto tante ragazze che l'hanno provata perché a tante è piaciuta sin da subito, a noi no, non ci convinceva. Esatto, a differenza dell'Azendo che l'abbiamo amata sin dall'inizio, che adesso non abbiamo messo, ma perché in realtà questa secondo me l'ha scavallata. Sì, esatto, quindi tutto da dire. Adesso vedremo se ne fanno qualche d'un'altra che manca, qualche colore su Natasha che potrebbe un attimino spingersi più sui blu, più sui verdi, perché mancano. Se facesse questa. Versione un po' più grande, richiamando i colori della Retro Mini che erano più sui verdi, quella sarà sicuramente nostra da subito, sì, perché assolutamente i verdi, in connubio, il verde e il rosa sono colori magnifici, si sposano fantasticamente insieme, quindi. concordo. Bene, abbiamo finito le palette. Bellissime. Mi piace rivederle anche, quindi piace vedere video, piace fare video di palette, mi piacciono, cioè, sai, siamo palettomani. Se non si fosse capito, questo canale ama le palette. Io amo le... Potremmo farci Stavi la maglia. Stavi soffocando. Facciamo la maglia, amiamo le palette. Martina loves palette. Sì, e poi ci andiamo in giro. Con anche le due patate lì. Le due patate che ho disegnato che vedete nell'intro. Va bene, bene, basta, stiamo sì, andando avanti. Sono delle ciarlone. Sono delle ciarlone, mi intratteniamo un sacco. Per questo è tutto. Noi vi ringraziamo, come sempre, di esserci. Cioè, veramente, grazie infinite per esserci prima di tutto e per sopportarci in secondo luogo e in terzo è per supportarci. Grazie, 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 grazie. Per chi non fosse ancora iscritto e volesse iscriversi, noi, gioia nel cuore, a far parte di quella che noi non volutamente non vogliamo chiamare community, ma per noi è una famiglia, perché noi siamo proprio serene nel parlarvi, infatti si vede da come facciamo i video a volte in maniera proprio sconclusionata. e quindi se vi voleste iscrivere, felicissime. Hai se volete il verbo bene. Oh yeah. Poi, se vi fate attivare un campanello, rimanere aggiornati sui vostri video e una spulliciata in su se il video vi è piaciuto anche in questa maniera scoordinata. E un commentino nella sezione commenti, sempre garbatamente. Noi vi mandiamo un mega gigantoso bacio e speriamo di rivedervi in un prossimo video.